Intanto possiamo dare la parola al Ministro. Sappiamo tutti che del nostro impegno in Libia e dei due obiettivi. Allora, questo va. Noi rispondiamo ad una richiesta precisa fatta dal presidente al-Sarraj, al presidente Renzi, chiedendo di poter mettere un ospedale, anzi la sua richiesta erano anche di più se possibile, ospedali a Misurata, perché nello scontro che c'è stato fra le forze fedeli al presidente al-Sarraj e i miliziani del Daesh a Sirte ci sono stati molti morti e moltissimi feriti. Già 12 iscritti a parlare e circa un'ora di tempo, poco più. L'impegno italiano è stato un impegno senza soste e certamente l'impegno italiano continuerà. Continuerà a tanti livelli. Abbiamo lanciato sul piano diplomatico quello che ha portato agli accordi. Siamo stati i primi a sostenere l'insediamento del governo. Stiamo sostenendo il suo impegno contro Daesh. Lo stiamo sostenendo sul piano umanitario, di cui tra l'altro anche l'ospedale militare. Lavoriamo, cerchiamo di cominciare a lavorare insieme sull'immigrazione. Si trova, non si sceglie, per cui nel pantano libico. Noi abbiamo cominciato a dargli una mano curando i feriti qua e mandando medicinali, ma ad un certo punto si parla addirittura di 2500 feriti, è chiaro che la richiesta è quella di essere in loco. E quindi questo è quello, è la risposta che il governo, diciamo, ha proposto al Parlamento, di dire di sì ad una richiesta di sostegno sanitario a coloro che hanno combattuto in Libia contro l'ISIS, contro coloro che vogliono continuare con orrori e atrocità nel mondo che hanno occupato. Ci può dare i dettagli? Noi siamo andati a fare un ospedale che è di supporto logistico per curare. La previsione è di mandare 65 persone fra ospedali, fra medici e personale sanitario. Poi ci sono circa 135 persone che servono per tutta la logistica che riguarda, diciamo, dai collegamenti di comunicazione alle mense, al vestiario, agli impianti, all'impiantistica. E poi ci sono 100 persone di force protection, cioè quelle che su tre turni devono garantire, in una situazione di instabilità ancora presente in Libia, la sicurezza dei nostri operatori. Quindi